Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ringer più glucosio galenica senese industria farmaceutica galenica senese SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa Ringer più glucosio galenica senese? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Ringer più glucosio galenica senese durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Ringer più glucosio galenica senese? Ringer più glucosio galenica senese è un farmaco a base del principio attivo sodio cloruro più potassio cloruro più calcio cloruro più glucosio monoidrato, appartenente alla categoria delle soluzioni endovene elettrolitiche e nello specifico soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico. È commercializzato in Italia dall'azienda Industria Farmaceutica Galenica Senese SRL. Ringer più glucosio galenica senese può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Ringer più glucosio galenica senese egg soluzione perfusionale 1 flacone 100 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Industria farmaceutica galenica senese SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe. C principio attivo. Sodio cloruro più potassio cloruro più calcio cloruro più glucosio monoidrato gruppo terapeutico. Soluzioni endovene elettrolitiche forma farmaceutica. Preparazione iniettabile indicazioni terapia sostitutiva delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario provvedere anche ad un apporto calorico. Posologia la soluzione è ipertonica con il sangue e deve essere somministrata con cautela per infusione endovenosa e a velocità controllata di infusione. Agitare bene prima della somministrazione. La dose è dipendente dall'età, dal peso e dalle condizioni cliniche del paziente. Il medicinale deve essere somministrato solo a funzionalità renale integra e ad una velocità non superiore a 10 mg potassio barra ora e a 0,408 g di glucosio per chilogrammi di peso corporeo per ora. Adulti la dose giornaliera è di circa 20-30 ml di soluzione barra chilogrammi di peso corporeo, fino ad un massimo di 40 ml di soluzione barra chilogrammi di peso corporeo. Bambini nei bambini la sicurezza e l'efficacia del medicinale non sono state determinate. Il dosaggio e la velocità di somministrazione del glucosio devono essere scelte in funzione dell'età, del peso e delle condizioni cliniche del paziente. Occorre particolare cautela nei pazienti pediatrici e soprattutto nei neonati o nei bambini con un basso peso corporeo, vedere paragrafo 4.4. Infusioni troppo rapide possono causare dolore locale e la velocità di infusione deve essere aggiustata in rapporto alla tolleranza. Non iniettare per via intramuscolare o sottocutanea o nei tessuti perivascolari. La somministrazione deve essere interrotta se il paziente manifesta dolore o rossore al sito di iniezione, in quanto ciò potrebbe indicare uno stravaso del farmaco. È raccomandabile che il paziente rimanga disteso per un breve periodo dopo la somministrazione. Controindicazioni ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Grave insufficienza renale. Ipercalcemia, ipercalciuria o gravi patologie renali. Ipernatremia. Pletore idrosaline. Ipercaliemia o nei casi di ritenzione di potassio. Fibrillazione ventricolare, il calcio cloruro può aumentare il rischio di aritmie. Calcoli renali possono essere esacerbati con la somministrazione di calcio. Sarcoidosi può essere potenziata l'ipercalcemia tipica di questa condizione. Ipercoagulabilità. Terapia concomitante con glicosidi cardioattivi, vedere paragrafo 4.5. Anuria. Emorragia spinale o intracranica. Delirium tremens, se tali soggetti si presentano già in stato di disidratazione. Coma epatico. Malattia di Addison non trattata. Crampi da calore. Trattamento in concomitanza con ceftriaxone nei neonati, di 28 giorni di età, anche in caso di utilizzo di linee di infusione separate. Vedere paragrafi 4, 5, 4, 8 e 6, 2. In concomitanza di trasfusioni di sangue, la soluzione non deve essere somministrata tramite lo stesso catetere di infusione con sangue intero per il possibile rischio di coagulazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego per la presenza di sodio, usare con cautela in pazienti con scompenso cardiaco congestizio, insufficienza renale grave e in stati clinici in cui esiste edema con ritenzione salina.
In pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso di farmaci quali diuretici risparmiatori di potassio potrebbe aumentare il rischio di ipercaliemia, in particolare in presenza di disfunzione renale. Pertanto, in tal caso è necessario monitorare strettamente i, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere, ringer più glucosio galenica senese insieme ad altri farmaci come aldactazide, aldactone, eplerenone Accord, eplerenone DOC generici, eplerenone CRCA, eplerenone Milan, Flus 40, Inspra, Lasitone, Luvion, Spiridazide, Spirfur, Spirulang, Uractone, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere ringer più glucosio galenica senese durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ringer più glucosio galenica senese durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono disponibili dati su possibili effetti negativi del medicinale quando somministrato durante la gravidanza o l'allattamento o sulla capacità riproduttiva. Pertanto, il medicinale non deve essere usato durante la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il medicinale non influenza la capacità di guidare e di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di ringer con glucosio, organizzati secondo la classificazione organo-sistema MedDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Alte concentrazioni plasmatiche di potassio possono causare morte per depressione cardiaca, aritmie o arresto. La somministrazione di dosi eccessive di sodio cloruro può portare, a seconda delle condizioni cliniche del paziente, ad ipernatriemia e barra o ipervolemia. L'ipernatriemia è la ritenzione eccessiva di sodio laddove sussista una difettosa escrezione di sodio a livello renale, determina disidratazione degli organi interni, in particolar modo del cervello, e l'accumulo di fluidi extracellulari con edemi che possono interessare il circolo cerebrale, polmonare e periferico con comparsa di edema polmonare e periferico. L'accumulo di ioni cloro determina riduzione della concentrazione di ioni bicarbonato portando acidosi. In caso di somministrazione di dosi elevate di calcio cloruro, può verificarsi ipercalcemia soprattutto in pazienti con patologie renali. I sintomi tipici dell'ipercalcemia sono sensazione di sete, nausea, vomito, costipazione, poliuria, dolore addominale, debolezza muscolare, disturbi mentali e, nei casi gravi, anche aritmia cardiaca e coma. Si parla di ipercalcemia quando le concentrazioni plasmatiche di calcio superano 2,6 mol/L. Pertanto occorre monitorare costantemente tali concentrazioni. In caso di una somministrazione prolungata di glucosio, è possibile che si verifichi iperidratazione e sovraccarico di soluti. Trattamento: sospendere immediatamente l'infusione e istituire una terapia correttiva per ridurre i livelli plasmatici degli ioni che risultano in eccesso e ristabilire, se necessario, l'equilibrio acido-base, vedere paragrafo 4.4. Il paziente dovrà essere tenuto sotto osservazione per valutare la comparsa di eventuali segni e sintomi correlabili al farmaco somministrato, garantendo al paziente le relative misure sintomatiche e di supporto a seconda della necessità. In caso di elevata natriemia si possono impiegare diuretici dell'ANSA. In caso di ipercaliemia si può somministrare per infusione endovenosa glucosio, associato o meno a insulina, oppure sodio bicarbonato. In caso di modesto sovradosaggio di calcio cloruro, il trattamento prevede un'immediata sospensione dell'infusione e di qualsiasi altro farmaco contenente calcio. In caso di sovradosaggio grave, concentrazioni plasmatiche 2,9 mol/L, occorre intraprendere le seguenti misure. Reidratazione tramite somministrazione di una soluzione di sodio cloruro 0,9%. Impiego dei diuretici non tiazidici per favorire l'eliminazione del calcio. Monitoraggio dei livelli plasmatici di potassio e calcio con immediato ripristino dei livelli ai valori normali. Monitoraggio delle funzioni cardiaca, impiego dei beta bloccanti per ridurre il rischio di aritmia cardiaca. Eventuale ricorso all'emodialisi. Valori elevati dei livelli plasmatici di elettroliti possono richiedere l'impiego della dialisi. In caso di una somministrazione eccessiva di glucosio, occorre rivalutare le condizioni cliniche del paziente e istituire appropriate misure correttive. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Elettroliti associati a carboidrati codice ATC.
B05BB02 Ringer con glucosio fornisce, in associazione ad un moderato apporto calorico, elettroliti ed acqua necessari per la reidratazione del paziente. Proprietà farmacocinetiche: dopo la somministrazione, il sodio si distribuisce nei liquidi e nei tessuti dell'organismo. Il rene mantiene la concentrazione del sodio nei liquidi extracellulari entro un intervallo compreso tra lo 0,5%, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo. Elenco degli eccipienti acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.